Questa è la 300ª volta che provo a fare questo video perché non so più come fare l'intro. Sono scemo, non faccio video da troppo tempo, quindi madonna. Quindi io sono TheWolfPierre, benvenuti in questo nuovo video, ciao a tutti quanti, vabbè lo sapete come funziona. Mettete un bel like, un commento se il video vi è piaciuto, tutte queste cose. Cosa ne pensate di questa beta di Monster Hunter Wilds che avete anche letto nel titolo? Ripeto, io questa volta non lo rifaccio, Al massimo faccio i tagli, ma io non lo rifaccio l'introduzione, mi sono rotto il cazzo perché questa è la terza volta e non ne voglio più di farne un'altra. Quindi Monster Hunter Wilds, beta, la proviamo, ci gasiamo, bello gasato, il gioco esce a febbraio 2025. Quindi un po' di attesa per avere il gioco completo, ma come vedete qui sotto si vede già il caricamento per aprirlo. Belli gasati, mi raccomando, e niente, questo. Dai, il caricamento è finito, per voi non è passato niente, per me è passata mezz'ora. Poi mi dice, ah, ma io sto usando quello della Play, ma va bene, andiamo con la A. Italiano, amore mio, italiano. La voce anche in italiano. Sono italiano. Penso tutto italiano. Ah, quando sono nato? Amore, io sono nato il... Ma non c'è il 29! Ma io sono nato il 29 novembre, scusa, come faccio a... Ti metto novembre, mi dai il 29, vero? Per forza mi devi dare il 29. Minchia, volevo dire, come cazzo faccio? Scusa, sono nato il 29, che faccio? Non sono nato. Del 2010... Non è vero, 2004. Fra poco crepo, che devo fare? Ah, ma io non ho tolto la... Fermo. Io c'ho ancora la cam in mezzo, ma sono un coglione. La devo mettere... non so dove. Tipo qua, penso vada bene. Ci sarà la vita sopra, non lo so, vediamo. Vabbè, via. Consento a tutto. Grazie per aver accettato l'elaborazione. Grazie, buon divertimento. Grazie mille. Oh, eccolo! L'hanno messo per play. Bastardi, godo. Ecco, dobbiamo creare il nostro personaggio. No, lui... Lui dov'è? Lui più di tutti, assomiglia. No, non mi piace. È una cosa seria. Va bene 11, va benissimo. No, il colore. E lo voglio... bello, bello nero, bello, 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 bello. Bello col mantello lungo però. Cosa cambiano le scarpe? Queste più grandi, dai, sennò sembrano da donnicine. Però quanto è caruccio. Con i piedini minuscoli. Le zampette. Oh, eccoci qua. Forza, andiamo. Andiamo, le sgoschi. Oh, ma che voce c'ho? Ma sono un dio. Oh. Oddio, Assassin's Creed Black Flag 4. Cioè. Letteralmente. Ancora niente. Ciao. Ciao. Ehi! Ci tengo a Da precisare questa che è una beta, parte! quindi se la grafica non è una cosa assurda è normale. Qui, cacciatore. Cacciatore è arrivato. La tua fama ti precede, cacciatore. Immagino saprai di cosa voglio Non parlarti. lo so. Sì, signore. Le terre proibite? Corretto. Ma più precisamente del ragazzo che abbiamo salvato laggiù. Sì. L'accesso alla regione è stato proibito per 1000 anni. Si vede bene Pensavamo la... fosse disabitata. L'antica civiltà che la abitava esiste ormai Sì. solamente nei resoconti storici. Sì. Immaginerai la nostra sorpresa nel trovarvi il ragazzo. Sostiene di far parte di un clan, i Custodi, e parla di un villaggio in una terra che credevamo disabitata da secoli. Ok. Sono passati alcuni anni, ma l'Accademia naturalmente rimane scettica. Il villaggio. Ci sono prove che esista? Non è che vado Nulla là... di Ah, concreto. capito, io vado là, rischio Però la vita, ma la magari non c'è composizione niente. del ciondolo del ragazzo fa Sì. pensare che sia possibile. Inoltre, per quanto riguarda il suo salvataggio, Sì? sembra che un certo mostro lo abbia messo in fuga. Ah. Ha attaccato il villaggio e lui è fuggito. Capisco, il grande Purtroppo, mostro le ha le gallerie palle enormi. sotterranee che ha usato per scappare sono crollate. L'abbiamo trovato, preso con noi. Ed eccoci qui. Sappiamo niente del villaggio? Niente. E del mostro? Almeno No, quello. nulla. Madonna mia. Tuttavia, gli studiosi ipotizzano che possa trattarsi di un mostro che si credeva scomparso ormai da tempo. Vai, altro drago Una antico, specie sì. estinta. Sì. Lo chiamano lo spettro bianco.
La Gilda ha autorizzato il salvataggio dei custodi e un'indagine su questo mostro. Allora, si sa qualcosa su questo mostro? Ho deciso che tu... L'hanno visto per dire che è bianco. Capo di questa Vabbè. Spedizione. Grazie, signore. Ah, sono... Tutta questa fiducia. Non sarà facile. Ci vorrà una buona guida. Bene. A proposito, ho un ulteriore incarico da assegnarti. Prego, tanto non mi hai dato niente di che finora, signore. Mi ha dato, mi perdoni. Mia moglie. Salve, io sono Alma. Sì, siamo sposati da 10 anni. Dai, vieni. Va tutto bene. Oddio, cos'è? Ragazzo traumatizzato. È incazzato nero. È un ragazzo o una ragazza? Non capisco. No, è un ragazzo, bro. Nata. È nata, vabbè, quello lo so. Appena troviamo un posto adatto, possiamo organizzarci. Gemma di uomini e donne. E poi potremo iniziare. Cioè Gemma mi ricorda un botto il personaggio di Akame ga Kill, Leone. Quella ragazza bionda, fortissima, alta, me la ricordo un botto. Cercate Akame ga Kill, oppure vi metto l'immagine io qua, se no si assomigliano. Cioè mi dà quelle vibes, mi dà più che si assomigliano. Oddio. Il gatto mi fa sempre morire quando si preoccupa. Oddio! Una persona! Ma è una scimmia! È una persona! Ah no, una persona! Pensavo... Vabbè! Oh! Avviciniamoci! Così ci finiamo in mezzo! Cosa facciamo? Ma non ci fanno un cazzo, dai! Aspetta, che cos'è? Oddio, diventa nostro! Diventa nostro! Diventa nostro! Non diventa mio! Diventa mio, bellissimo! Vieni mio, vieni! Non so se il volume del gioco è alto, in caso potete venire della mia voce e ascoltate il gioco. Vai! Oh, devo fare qualcosa, sicuro devo fare qualcosa. Ma siamo un po' lontani. Eravamo più lontani. Skoski! Bro, non mi odiare. Vabbè, c'ha la sella, quindi è già abituato, vabbè. E mo devo andare a prelevare la persona. Madonna, vamos gatto. Ripeto, una beta, quindi se fa un po' così la grafica è normale per provarlo. Oddio. Stiamo esattamente in mezzo, è un po' brutto, è un po' un problema questa cosa. Oddio, non mi piate. Non mi prendete. Oddio. Aiuto. Dove devo andare? Devo andare là? Non posso andare là. Dove vado? L'abbiamo perso per sempre. No, facciamo parkour. Oddio, fa parkour tantissimo. Oddio. No, bellissimo. Questo con la grafica aggiustata è una figata pazzesca. Mo lo piamo. Cazzo, mo ci arriviamo. È vero che plana, mi ero scordato. Bellissimo. Vado un po' più a destra. Mi fa andare più a destra perché sennò mi piano sti cose. No! Oh, tieni boccello sonico. L2, mira. Ah, ok. Devo mirare e prendere uno di quei cosi. Sto mirando, ok. Lancia boccello sonico. E mo? Via. Vamos. Resisti! Vai bro che ce la fai. Bravissimo. Grande. Vai gatto. Andiamo via da qui. E mo... Ah, devo lanciarli le... Le robe. Che gli danno fastidio a loro le cose che suonano, mi sa, no? No, vi rincoglionisco, non vi avvicinate, bastardi. Ma ho un limite? Ho un limite di roba che posso usare? Non lo so.
Io non ce ne ho più, mi sa. Non so cosa sto facendo. Aiuto. Aiuto. Non ho più la roba. Non ho più la roba. Dobbiamo correre e basta. Scommetto che potremmo farle crollare. No, ma è bellissimo che questa cosa si può fare contro i boss. Cioè, è bellissima come roba. Incredibile, abbiamo fatto una roba. Ma guarda, come minimo esce un Cristo. Vabbè, no, è piccolo, dai, come cosa. Dai, oh. Non esiste che ci facciamo fermare da sto cosetto. Ho ucciso mostri molto più grandi. Dammi la roba, cos'è? Adesso. Dammela adesso. No, combatto mentre cavalco? No, sono insensato. Perfetto. Il giocatore più forte della storia, anche se non ho fatto un cazzo adesso. Tranquilla, ecco. Non morire. Grazie. Va tutto bene ora. Va tutto bene, tutto bene. No, mo parla arabo, io non lo so. Traducete voi quello che dice perché io non lo so. Ehi, ecco, va tutto bene. Sei al sicuro ora. Grazie. E che grazie, ciao. L'ha detto a lei, vabbè. Alla faccia della regione disabitata. Deve essere un Weaver. E forse è disabitata proprio per quel motivo, forse. È ancora in pericolo. Chi è? La sua è tipo una sorella, una mamma, sicuro. Guarda. Noi stavamo facendo pratica coi secret. Presumo siano questi. Arrivato. Questi tipo uccelli che corrono. E mio fratello, lui. Ah, il fratello, ok. È arrivato un mostro come quelli che ti inseguivano. Va tutto bene. Tuo fratello, dov'è ora? Uno peggiore, secondo me. Mi ha detto di scappare. Ed è rimasto lì. No, secondo me è vivo. Brutta situazione. Secondo me è vivo per qualche motivo. Speriamo che è grande, tipo noi, che ne so. Il secret conosce l'odore di Isai. Ok. Troviamolo. E come parlo io con l'uccello adesso, scusa? Vengo con te. Voi intanto trovate un luogo dove accamparci. Ok. Mandate un segnale se avete bisogno. Va bene, tesori, va bene. Vi teniamo un po' di scorte. Penserò io a questi due. Va bene, va bene. Andiamo. Arrivo. Sgoschiamo? Per favore. Aiuta queste persone a salvare Isai. Puoi farcela. Vamos. E mo che devo fare? Cosa devo fare adesso, bro? Dimmi tu. Oh, giusto. Hai già scelto quale arma usare? Doppia spada. Adesso. Me la devi dare ora. C'è l'abilità. Si attiva. Era meglio con un mostro da provare. Però. Velocissima, no? No, molto fighe, sono un po' più fighe di Word le lame adesso. E mo devo andare con uomo uccello? E mo dobbiamo cercare il brodero, o no? Ah, sta andando da solo, ok, non lo sto comandando io, va bene. Segui l'odore. Ho capito, ok, lo devo tenere premuto, ok. Oh, sì, è il fratello che sta morendo, andiamo. Che bello che fanno parkour sti cosi. Dov'è il bro? Dovrebbe stare qua, mo. E mo? Laggiù. Eccolo. Chi è? È il fratello? Potrebbe essere. Oddio. Mostro linguoso. Oddio. Chatacabra, ma lo devo affrontare? Penso di sì. Oh madre. Mo solo magna. Menaie. Picchialo. Uccidilo. Madonna, ma quanto stanno messi male. Eccoci, supereroi. Gli abbiamo bucato il cranio.
supereroi. Oh, guarda, gli si fanno tipo delle spine addosso, bellissimo. Ti aiuto, presto. E mo lo devo affrontare? Doppio fendente. Schivo. Colpisco. Ok, va bene. Comprendo. Vai, mori. Sono ufficialmente un beta tester. Quanto sono chiuso? Guardate. Le mie movenze da beta tester. Si vedono, no? E... no, l'ho fatto male. Niente. Oh, è morto, alleluia. Quanto godo, dammi i pezzi. Monster Hunter World è migliorato praticamente. No, ma c'ha tante altre cose in più in realtà, il cazzo. Guarda come poi fa parkour sto robo, guarda come fa parkour. E qua mo? Ora è sicuro. Vamo. Ci sono ripresi? Ah, loro stavano qua. E chi è che mi ha aiutato? Ma erano altri player forse. Che dovevano fare... vabbè. Va bene. Grazie ai venti. Cioè questo pesa 23 GB, quindi è normale che sia così. Dovrebbe pesare tipo almeno 80 o 100 GB. Ci presentiamo. No, aspetta. Oh, calmo, zio. Che è successo? È opera vostra. Non è possibile. Oh, vostra. Vostra il cazzo, è mia. Non ha fatto niente. È di me e il gatto. Siamo qui perché tua sorella ha detto che eri in guai. È viva. Dov'è? No, la prima è sesta. Ci sta. Sei chill. D'accordo. Dai, bro, andiamo. Andiamo con uccelli grossi, uccelli cavallosi. Vai. Ce l'avete fatta! Oddio, ho appena visto il ragazzo dove tutte le ragazze che giocheranno a questo gioco si faranno... non lo posso dire, però delle cose addosso. Certo, okay. Grazie al tuo segnale. Sì. Bello il gattino. Campo base, eccolo qua. Il tanto atteso. Qui è dove gireremo con le altre persone. Isaia, è lui Isaia. È proprio lui. Ok. Ehi, ciao. Ciao bro. Cacciatore. Mazzo pigo. Guarda. Beh, cioè immaginami con un'armatura bella. La sorella si trova lì. Che no, in realtà è carina pure questa, è da vedere. Vai. Questo posto è ben protetto. Sì. È temporaneo, ma poteva andare peggio. Di qua. Thank you. Solo un'occhiata veloce. Vi sto dicendo che dovete lasciarci in pace. Sta bene, ma ha bisogno che noi siamo in grado di fornirle. Giusto. Nonna. Ma la mena. Stai bene. Oh, famiglia indiana si ritrova. Grazie ai denti. Visto? Sta bene. Grazie ai denti. Ora smammare. Ah, i venti. Ci aggiorneranno dopo. I venti qua che so, tipo degli dei, boh. Vabbè. Io non ho avuto modo di ringraziarti. Tranquillo, uomo cornuto. È successo tutto così in fretta che ero senza parole. Chill. E mo? Evoca grazie, un demone. Grazie di cuore. Ok, prego. Grazie. Così? Il saluto pantelliano qua. Sono Isai. Io e mia sorella siamo di un villaggio vicino. Ok. Io sono nonna. Lieta di conoscervi. Io sono Alma. Oh! Stiamo conducendo una ricerca. Veniamo da un posto lontano, a ovest. Ok. Posso scegliere le risposte, bellissimo. Cos'è successo laggiù? Spieghi come sei finito in quella situazione. Ti chiedo con voce figa. È colpa mia. Sono stato incauto. Aiutavo nonna a cavalcare quando è arrivato quel rospo enorme all'improvviso. Ho detto è abbastanza intuitivo. Io lo trattenevo. Ma quando ho cercato di andarmene con il Sacred, siamo caduti in quella caverna. E quindi... un po' mongolo. Da parte siete tua. Voi due, di preciso. Gli eroi dell'universo. Dobbiamo averti colto alla sprovvista.
vista. Scusate la mia ignoranza, ma voi usate gli strumenti? Io... Che strumenti? Ah, ma il rampino! Da noi gli specialisti li usano per proteggere le persone dalle creature grandi. Specialisti. Io vero specialista. Contro altre persone. Li può usare solo chi ha un permesso speciale. Addirittura. Strumenti. Specialisti. Permessi. Sono concetti strani. Ma per fortuna c'eravate voi. Va bene. Quindi uomo indiano. Posto. Dov'è il vostro villaggio? Dove si trova il villaggio da cui venite? Dove state? Dove abitate? Che ve lo vengo a distruggere, non è vero. A dorso di Sacred. Nonna e io viviamo lì con nostra nonna. Conoscete per caso una tribù chiamata... Vivono sempre con le nonne queste, questo tipo di persone, come è possibile? No, mai sentita, mi dispiace. Capisco, il suo popolo si... Vabbè, sì. Va bene. Poi puoi dirci di più sui Sacred. Da dove vengono sti cosi? Addestrate al villaggio? Sì. Li cresciamo fin dall'uovo. Li addestriamo noi. Sono compagni in estima. Sono molto intelligenti. Sarei curioso di vedere quanto è grosso un uovo di sti cose. Sono imbattibili nel percepire ed evitare i guai e nel ricordare gli odori. Ma sono un po' difficili da gestire, quindi non tutti riescono a cavalcarli. Io sì, perché sono il re dei re. Non si lascia cavalcare da chiunque. È fin troppo intelligente. Giustamente, da me si è fatto calcare. L'hai montato così facilmente. Sono rimasto colpito. Devi avere un dono, sì, sono il re dei re. Termina la conversazione. Fatte, via, via. Ma il gatto non parlava una volta. Avevano detto che parlava il gatto. Oh! Incarico completato. Niente. Niente, io saluto a tutti quanti perché non ho altro tempo per far vedere altre cose. Non so se mi fa continuare, credo di sì. Nel dubbio lo porto in stream su Twitch. Il nome è questo o lo trovate nel link in descrizione. E vi saluto. Un bacio, ciao a tutti.